Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi siamo qui con l'evento del Ranking Dungeon, per l'appunto uscito questa notte all'interno del gioco, o meglio dire questa mattina, sul server di Evercrisis, dove oggi vi farò vedere, ovviamente come sempre, la mia run commentata del percorso con Super Boss e ovviamente il percorso senza Super Boss. Ovviamente due strade differenti che sfrutteranno ovviamente i punti di forza di questa run e che cercheranno comunque di permettervi di avere un punteggio discreto e riuscire, o per meglio dire tentare, di restare nella top 100. Io al momento scusatemi, io al momento ho finito niente ragazzi, stavo crepando. E io al momento ho finito il Ranking Dungeon con uno score che comunque può essere tranquillamente migliorato. Quindi partiamo da questo presupposto. Le run che io vi faccio vedere e che comunque ci tengo a condividere sono delle run quasi sempre safe. Quindi sono delle run comunque che tendono più a completare il percorso piuttosto che rischiare inutilmente su su punteggi più complessi che magari è meglio provare una volta presa confidenza con tutto il dungeon, no? Quindi io vi faccio vedere semplicemente una run molto semplice dove vi vado a mischiare un pochettino di rischio con i punteggi, con i boost degli score, ma fondamentalmente cerco sempre di anche utilizzare oggetti per completare la run piuttosto che fallire e perdere tutto il progresso. Questo mi sembra abbastanza logico. Vi allego anche la mappa della difficoltà Very Hard, che comunque è quella più importante che penso tutti quanti vogliano effettivamente vedere. Ve la allegherò sotto in descrizione, quindi nella descrizione potrete scaricare la mappa fatta interamente da me, che vi sto facendo vedere adesso a schermo, con tutti i boss, tutti i bonus che è possibile prendere, proprio per organizzarsi prima magari e ricordarsi effettivamente quali nemici e che cosa si può ottenere da un percorso piuttosto che un altro. Direi di farvi vedere il mio setup, perché comunque il mio score al momento è di 1.700.000, ma è comunque abbastanza migliorabile. Posso tranquillamente farlo salire un altro pochettino come score, credo di potercela fare, e vi faccio vedere il mio setup. Un setup che comunque può sembrare forte a prima vista, perché comunque uno magari guarda il power, guarda un pochettino anche delle armi che vede del rosa qui e lì, e quindi pensa che effettivamente questo sia un setup estremamente forte. Il problema di questo Ranking Dungeon è che partiamo con una base di fuoco e tuono al 20%. Quindi qui è molto importante utilizzare comunque personaggi di tipo fuoco e di tipo tuono per avere un vantaggio strategico. Il fatto è che come personaggi fuoco all'interno del gioco, a parte Cloud uscito a Capodanno con Arcanum fuoco e con setup effettivamente fuoco molto buono, non abbiamo un granché di scelte. Quindi si potrebbe ovviamente utilizzare Cloud come DPS fuoco, ma ricordiamoci che anche Cloud è lo stesso DPS tuono. Cioè non abbiamo avuto fondamentalmente una sorta di di accompagnamento, o comunque non abbiamo avuto una sorta di frazionamento delle forze, quindi magari un arcanum fisico o un arcanum magico magari dello stesso elemento. Abbiamo avuto soltanto Sephiroth, che con ovviamente il banner di Capodanno è più un supporto che un DPS fuoco, quindi diciamo che si può effettivamente sfruttare il setup con Sephiroth supporto fuoco e Cloud interamente fuoco, però come potete notare io ho sfruttato invece la vera natura del mio Sephiroth, quindi un Arcanum ghiaccio che nonostante tutto non subisce malus, e quindi io avendolo maxato in questa maniera riesco fondamentalmente ad essere molto forte,
dal punto di vista offensivo, mentre invece Cloud, come potete notare, è praticamente un dual elemental. Infatti ho messo l'arma fuoco come arma principale, dato che il fuoco qui fondamentalmente fa da protagonista alla run, e poi la Murasame come arma secondaria, come seconda arma, come sub weapon, proprio per riuscire in un qualche modo anche ad avvantaggiarmi dove mi serve il tuono. Eris invece ha il ruolo più classico del mondo, cure e debuff. Finalmente ho portato la Sun Umbrella ad Overboost 6, quindi posso abbassare di 2 livelli subito difesa magica e difesa fisica, che mi dà un aiuto incredibile dal punto di vista comunque di risparmio ATB e anche ovviamente dal punto di vista strategico in generale. E poi, come detto prima, Sephiroth DPS ghiaccio, però con l'arma di Kuja che mi serve per depotenziare attacco fisico e attacco magico dei miei avversari, soprattutto una funzione che sarà utile con il super boss, e poi ovviamente Cloud, che invece si occuperà di fare soltanto danni. Vi faccio vedere un attimo il setup, dato che comunque è un setup identico che ho utilizzato sia per il boss che per il super boss, quindi probabilmente questa intro verrà utilizzata sia nel primo video che nel secondo video, per evitare di registrarne un altro. E vi faccio vedere appunto Sephiroth come DPS ghiaccio. Infatti, se notate le stats, ho praticamente l'attacco magico maxato e il boost ghiaccio, con tutte armi che mi danno attacco magico ghiaccio, magico fisico ghiaccio e poi boost HP e difesa fisica, che mi portano comunque ad avere quasi 7000 HP, che non sono male, però sinceramente avrei preferito forse qualche cosina in più, a dispetto comunque di un attacco magico di 3300 che è molto molto buono. È molto molto buono e mi consente comunque di fare dei bei danni, nonostante comunque non abbia un fortissimo bonus dal punto di vista ghiaccio, però il punto di vista magico posso tranquillamente sfruttarlo. Ovviamente come materie ho messo la materia AX, perché vi ricordo che qui il sigillo X, anche tramite la mappa che vi ricordo potete scaricare sotto in descrizione, la maggior parte dei boss avrà il sigillo X da breccare, quindi approfittatene e mettete tutti i boost X che potete. E poi ho messo fuoco e tuono come, ovviamente, come materie, proprio perché essendo la debolezza ed essendo comunque anche la potenza in più di fuoco e tuono, dove è possibile sfruttarla ovviamente sfrutteremo la debolezza o comunque in generale l'attacco magico per fare comunque un buon danno anche con le materie da 3 ATB e quindi risparmiare tempo. Come summon ho messo Shiva, perché è ovviamente più affine al mio setup, alla mia build, ma potete anche utilizzare Ramu. Ramu non è male, anche perché comunque tanti nemici saranno deboli al tuono, quindi se volete anche magari accelerare qualche fase di minion, potete sfruttare ovviamente Ramu. Per quanto riguarda Eris, invece, ovviamente attacco, diciamo, è un ibrido tra attacco magico e cure. Infatti, come potete notare, abbiamo un buon attacco magico di 2400, che sinceramente non è neanche male, e un healing di 2000 che mi permette comunque di curare abbastanza ed evitare di perdere troppi HP. Ovviamente il set Fairy Tail Sun Umbrella, che per Eris è probabilmente uno dei setup migliori da utilizzare in generale. Il vestito del Chocobo, che mi consente comunque di avere un po' di HP in più, infatti arrivo a 7100, che è già comunque discreta come cifra. E poi le materie, in questo caso sempre sigillo AX in fondo, materia di Fire, di Fyra in questo caso al centro, e poi il Fire Breach invece utilizzato come primo slot. Fire Breach perché ovviamente prendere un vantaggio dalla debolezza fuoco mi aiuta, soprattutto con appunto il boss finale, il super boss, che sono deboli al fuoco. Mi interessa di più avere Fire Breach piuttosto che Thunder Breach, quindi vado a pompare un po' di più su quello che è il mio setup fuoco. Sub weapon, che in questo caso ovviamente mi aiutano con cure e difesa magica, difesa fisica e boost di attacco magico, eccetera eccetera, portandomi comunque ad avere un buon attacco magico e delle buone resistenze. Infine Cloud invece buildato completamente fuoco,
fondamentalmente Cloud ha una build interamente fuoco, tranne per la Murasame che mi consente di fare dei danni e avere anche un piccolo boost per quanto riguarda i danni tuono. Le materie, anche in questo caso abbiamo sempre il sigillo AX che giustamente viene dato dall'arma fuoco che abbiamo sbloccato a Capodanno, quasi 3200 di attacco fisico molto molto buono e 7700 HP che sono probabilmente la cifra più alta e anche migliore ovviamente di tutto il setup. Summon Ifrit perché giustamente abbiamo tutto setup fuoco, vestito Arcanum fuoco preso sempre per i banner di Capodanno e poi come sub weapon abbiamo praticamente l'ascia di Glen che mi dà HP e boost fuoco, il collare di Red che mi dà boost attacco, cioè diciamo boost di attacco magico fisico e fuoco e poi l'arma di Matt che mi dà boost attacco fisico e tuono. Quindi in questo caso mi consente di incrementare sia il boost tuono che il boost fuoco, quindi avere diciamo un pochettino di potenza da una parte e dall'altra. Effettivamente non utilizzando le armi di Sephiroth qui potrei tranquillamente cambiare con l'arma fisica di Sephiroth che dovrebbe essere qui sotto, vedete, per incrementare comunque il boost di attacco fisico, ma come notate, avendo già comunque il boost fisico al massimo di livello 6, di livello 7, è inutile aumentarlo. Il boost di livello fuoco non mi aumenta perché rimane a livello 5, quindi tanto vale aumentare attacco magico fisico per incrementarmi un pochettino i numeri e farli salire un pochettino di più. E quindi avere il boost magico fisico che è meglio e il boost fuoco che invece rimane identico. Questo è il setup completo, quindi il setup che comunque ho utilizzato sia per la difficoltà, diciamo sempre very hard ma con super boss, e sia ovviamente per la difficoltà con boss normale. Vi allegherò ovviamente la mia run commentata, dopo ovviamente la presentazione di questo setup. Spero che il video possa esservi utile e adesso vi lascio appunto con il commento della run. Eccoci qui invece con il commento del super boss, quindi run col super boss, dove ho fatto diciamo una piccola modifica alla mia strategia. Ho preso ovviamente subito la cassa, ho preso subito la chiave e come primo boss in questo caso sono andato ad affrontare... Ah no, pensavo di aver affrontato prima Elena, invece ho fatto praticamente la stessa strada, va bene. Quindi sono andato a prendermi appunto il nemico del Guard Scorpion, classico Guard Scorpion, solo che qua se non ricordo male non avevo Sephiroth con il setup ghiaccio, forse, quindi sono un po'... Ah no, sempre col setup ghiaccio, ok. Quindi va benissimo, solo che qui ho sbagliato perché non ho targettato subito la Scorpion Sentinel e quindi ho perso un po' di tempo. E quindi non sono riuscito a shottarla subito. Infatti mi ha fatto praticamente il Tail Laser che nella scorsa run non mi aveva fatto. Quindi ho perso diciamo quei secondi in più che mi avrebbero dato forse un punteggio un po' più alto, ma sinceramente parlando è una cosa che posso comunque gestire anche con una seconda run. Qua l'importante è comunque commentare e guardare passo passo quello che si fa. E anche in questo caso vado a prendere il bonus fuoco per sfruttare al massimo il bonus fuoco. E dopodiché vado a tentare per aprire la porta di Elena, cosa che non posso fare perché mi mancano le chiavi, e quindi torno indietro e questa volta affronto prima il nemico debole al tuono. Quindi questa volta mi preferisco andare diciamo sulla parte un po' più ostica per diciamo avere un vantaggio di tempo dopo. Quindi qui andiamo a ridurre poi ovviamente tutti i sigilli, perché ovviamente non riesco a battere il nemico prima di tutti i sigilli. Sarebbe figo abbattere il nemico prima di tutti i sigilli, però qui devo necessariamente cambiare la mia strategia. Vorrei effettivamente sfruttare magari Matt al posto di Eris,
perché utilizzare Matt al posto di Eris mi permetterebbe di aumentare anche l'attacco fisico di Cloud, quindi magari avere cure e attacco fisico con Cloud potrebbe essere un'idea, mentre invece Sephiroth fa comunque un po' di debuff in generale, oppure tentare di cambiare il setup di Sephiroth e metterlo fuoco anche lui per dare più supporto a Cloud, e tentare di fare un unico team proprio come una sorta di Glass Cannon, però concentrandomi solo su Cloud. Non lo so, me la voglio un po' ragionare questa cosa, anche perché comunque Sephiroth gioca molto bene da solo, quindi vorrei effettivamente vedere di sfruttare questa cosa. Farò dei tentativi, nel caso poi vi aggiornerò. Quindi sconfitto anche il Motorball, qui in questo caso prendo ancora Fire Potencies, quindi cerco di pompare il più possibile la Fire Potencies. Qui vado a prendere ovviamente la cassa, qui prendo l'altra chiave, ed è esattamente adesso che, se non sbaglio, vado da Elena, perché adesso, avendo tutto questo bonus fuoco, tento praticamente di shottare Elena, cioè vado praticamente nella fase in cui tento di shottare Elena. Quindi ovviamente gli incontri, quelli casuali, li skippo perché non c'è motivo di guardarli, e vado direttamente contro Elena. Elena potreste affrontarla anche come primo boss, però vi consiglio sempre di avere la summon. Vi consiglio comunque di sfruttare la summon, perché almeno eliminate subito i minion, non avete difficoltà per quanto riguarda tutto il resto, e poi, come notate, i danni che si riescono a fare ad Elena sono veramente veramente tanti. Quindi qui ovviamente subiamo il suo primo attacco, che è velocissimo, quindi anche skipparlo risulta essere complesso in realtà. Io qua vado di cure, giusto per evitare di perdere altri HP. Qui, come notate, non ho messo il Fire Breach, ho messo il Tandara per tentare di essere un po' più veloce con altri nemici, ma vi posso assicurare che è meglio il Fire Breach. Se non avete Sephiroth, meglio Fire Breach. Ecco qua, vedete? Qui praticamente io l'ho attaccata più volte, però lei si è curata lo stesso, nonostante avesse praticamente un HP. Quindi sono abbastanza sicuro che la cura qui sia praticamente scriptata, cioè sia praticamente una fase obbligata. Quindi anche se voi portate gli HP di Elena praticamente a 1, non potete shottarla perché lei si cura a prescindere. Quindi ho tentato di rushare il più possibile e non ci sono riuscito. Comunque, una volta fatto questo, Elena ovviamente la shottiamo come se non ci fosse un domani, e possiamo tranquillamente prendere i bonus di Elena. Qui prendere i bonus di Elena con riduzione di attacco fisico e attacco magico non mi dà grossi problemi, perché ovviamente avendo il boost fuoco molto molto alto io riesco comunque a fare dei bei danni. Quindi diciamo che la soluzione alla riduzione del vostro score è esattamente questa. Qui tecnicamente vado adesso contro l'altro Guard Scorpion, e poi andiamo invece contro il Super Boss. Super Boss che in realtà mi ha un po' sorpreso. Devo essere sincero, mi ha un po' sorpreso il Super Boss, perché Yuffie, mi sarei aspettato Shiva. Io pensavo di vedere Shiva come Super Boss, invece no, abbiamo visto praticamente Yuffie. Boss comunque un po' fastidioso, perché come potete notare abbiamo un poison praticamente costante nei confronti di Cloud, che giustamente mi abbassa continuamente i miei HP. Boss debole a fuoco, quindi qui mi sarebbe tornato molto più utile il Fire Breach per abbassare comunque la resistenza a fuoco, non avendo Sephiroth che per l'appunto mi mette la debolezza a fuoco. Potrei tentare di mettere a Sephiroth l'arma riduzione attacco fisico e scusatemi, riduzione difesa fisica con fuoco, e a Matt invece dare riduzione attacco fisico, cure, eccetera eccetera, perché potrei effettivamente gestirmela così. Non lo so, potrei effettivamente gestirmela così, devo provarlo questo setup.
Vediamo se mi dà magari qualche soluzione. Qui ovviamente boss resistente al ghiaccio. Ho utilizzato la summon giusto per, diciamo, perdere un po' di tempo con le animazioni. Niente di più. Perché sapevo appunto di poter perdere un po' di tempo con le animazioni. Qui volevo batterlo prima di far fare il tail laser e ci sono riuscito. Quindi GG per quello che sono riuscito a fare. Chiudiamo ovviamente anche il boss, l'ultimo praticamente, scegliendo ovviamente l'ultimo malus, quello della riduzione HP, che in questo caso ormai è, diciamo, quello minore, perché tanto ho finito praticamente il giro della mappa, quindi questo bonus vi consiglio di prenderlo per ultimo, oppure la difesa fisica, prenderla per ultima, la riduzione della difesa fisica, uno dei due prenderlo per ultimo, proprio perché c'è la possibilità di poter sfruttare al meglio le vostre possibilità. Qui, prima del boss, del super boss, ragiono un attimo su quello che posso fare, e quindi decido di dare un Fire Cocktail a Cloud, che penso sia la soluzione migliore, e poi non volevo utilizzare né l'Elisir nel Mega Elisir, e quindi ho visto che comunque gli HP dei miei personaggi non erano così messi male, avendo anche la limit comunque carica di Eris, ho dato semplicemente i supplement. Quindi mi sono rimesso praticamente a pari con gli HP e poi sono andato verso il Super Boss. Super Boss che è praticamente lo stesso combattimento che abbiamo avuto per Capodanno con Yuffie, quindi né più né meno, solo che giustamente essendo molto debole al fuoco riusciamo in un modo o nell'altro ad eliminare subito i minion, quindi anche in questo caso vi consiglio di tenere la summon fino alla fine per shottare praticamente i minion, e come potete notare Yuffie ha comunque un bel po' di HP, quindi rimane, diciamo, rimane comunque un bel po' potenziata in questo caso. Qui ovviamente lei effettua l'attacco, ma io ovviamente non sono riuscito a debuffarla. Qui, se ovviamente avete il malus di difesa fisica e magica, potrebbe essere un problema, perché lei fa comunque bei danni, è comunque abbastanza aggressiva da questo punto di vista, quindi diciamo che avere i debuff potrebbe essere utile, quindi qua Matt potrei effettivamente sfruttarlo un bel po'. Con Sephiroth, come potete notare, vado giù di debuff. Qui la cosa buona di Yuffie è che possiede solo il sigillo AX, anche se voi non lo vedete, perché comunque c'è la meccanica di Yuffie che modifica il sigillo eccetera eccetera, lei sarà comunque sempre debole al sigillo AX. Quindi se avete il sigillo AX siete tranquilli. Poi, una volta breccata, ovviamente perdiamo un altro pochettino di tempo. Riusciamo ovviamente a fare un pochettino di danno. Lei al solito attacca, fa i suoi danni, ma qui diciamo che la situazione è molto più tranquilla. La cosa pericolosa è il suo primo attacco. Se non riuscite a debuffarla e voi avete il malus di difesa fisica e non avete gli HP al massimo, è probabile che vi sciotti. Quindi la cosa importante è comunque debuffarla, avere gli HP al massimo e poi successivamente tentare di attaccarla così come sto facendo io, anche se si perde un pochettino di tempo in più, però come potete notare i danni fuoco grazie al Fire Cocktail sono discreti. Abbiamo perso un po' di attacco fisico che potremo comunque recuperare magari con un buff, quindi direi che tecnicamente si può ragionare, si può fare. Abbiamo battuto anche il Super Boss, ovviamente lo score è più alto di base proprio perché il Super Boss ci consente di avere uno score più alto, però anche questo è ampiamente migliorabile, quindi anche questa run è stata fatta proprio per portare il risultato a casa. Voi ovviamente cercate di rischiare, tentate di rischiare, a differenza mia. Detto questo, direi che per anche questa run e per questo ranking dungeon è tutto. Vi auguro buona fortuna con le vostre run e ci becchiamo con un prossimo appuntamento. Bye bye!